amici, 31 anni, la mia vita è finita. Pensavo così, sono entrato in una casa di Cenacolo a Novigrad, città nuova, e lì così ho imparato a parlare italiano lì, perché erano sempre 5-6 italiani lì. E adesso è chiusa purtroppo quella casa, ma proprio una casa forte. Non erano le case così, ma erano cascate, grossi container. Container. Yes. Ho deciso subito, non faccio niente, ma solo quello che mi può aiutare è preghiera. E ho iniziato a pregare, ogni giorno si deve pregare, si prega 3 rosari, 3 volte in settimana, 60 messa, dipende dalla casa, si digiuna ogni venerdì. Mai digiunavo, mai pregavo rosario, solo quando qualcuno pregava, anche pregavo io, ma non sapevo, potete immaginare, sono da Međugorje e non sapevo come si prega rosario, misteri, non sapevo niente, sapevo nulla. Digiuno no, santa messa qualche volta domenica, non credevo in Dio, ma non in questo Dio vivo, non mai l'ho conosciuto prima. E cosa è successo? Pian piano, un giorno era come 3 anni lì, proprio un giorno, 3 anni fuori, non c'è TV, non c'è niente, solo lavori e preghi. E qualcuno ti dice le cose che non sai fare, sì, a testa. E subito dopo un mese, quando voglio parlarvi un po' a digiuno, quando ho provato a digiunare venerdì 2-3 volte, sapendo che anche qui a Međugorje la Madonna ci dice che dobbiamo, che per noi stessi è buono di bene di digiunare 2 volte a settimana, mercoledì e venerdì, anche il mio cuore era nato questo desiderio, provare a digiunare anche mercoledì. Sono andato a parlare con il responsabile in casa, era un polacco, 7 anni in Cenacolo, e lui mi ha detto, ma no, non ti do io il permesso. Io ho detto, ma come no, questa è una cosa buona, ma tu sei in Cenacolo un mese, non puoi prendere queste decisioni, aspetti 6 mesi e poi, se ancora c'è questo desiderio,